Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, qui Appi Alviano dell'Associazione Culturale Il Sicomoro. Mi scuso, ci scusiamo per il ritardo, ma riusciremo, penso, a spiegarvi bene il perché. L'incontro programmato per questa sera è con il contattista Antonio Urzi, che da Cinisello Balsamo adesso è in linea. E che salutiamo, grazie Antonio per aver accolto il nostro invito innanzitutto. Buonasera a tutti, buonasera e perdonatemi il ritardo. Ecco, senti Antonio, partiamo subito da qui, dopo rimettiamo in piedi rimetterò in piedi le domande che avevo intenzione di farti, ma partiamo da questo ritardo. Innanzitutto dico ai nostri ascoltatori, io ti ho chiamato contattista, nel senso che tu sei una persona che ha la fortuna, il privilegio, per certi aspetti forse anche l'onere, di poter fotografare, filmare, di avere un contatto con esseri che vengono da altri mondi. Allora, la fonte della causa del ritardo è il fatto che tu, proprio mentre dovevamo andare in trasmissione, stavi fotografando un'astronave. Raccontaci un attimo quello che è successo poco tempo fa. Sì, è stato bellissimo, emozionante, perché dopo tanti anni che io filmo astronavi di varia tipologia, di varie forme, di varia natura, questa sera io ho filmato, non fotografato, ho avuto l'opportunità di filmare un'astronave eccezionale, fantastica, metallica, discoidale, classica di origine extraterrestre, di quelle che conosciamo un po' tutti nell'opinione pubblica. Questo è un segno per me molto importante, perché l'ultima astronave meravigliosa, al di là delle sfere, alta quota o altre tipologie di oggetti che io filmo periodicamente, questa si paragona all'ultima che ho filmato nel periodo di aprile 2015. Quindi sono passati è passato diverso tempo, l'astinenza da parte mia l'ho sentita, perché io ho un legame profondissimo con questi esseri, con questa realtà che ora vi andrò a raccontare. Nello specifico l'astronave si è posata per circa, ora non so perché poi io perdo un po' la cognizione del tempo, ma 5, 6, 7 minuti tutti, assolutamente. Filmata dai giardini antistanti a casa mia, dove periodicamente vado e riesco a rilassarmi e a ritagliarmi quella mezz'ora, quei 20 minuti quando io sento la necessità. Qualora devo filmare. Eri solo Antonio? C'era qualcun altro che ha potuto vederla? Beh, per fortuna c'era siccome si trova nei pressi del cimitero, c'è un signore che mi ha urlato, perché io ero praticamente nel boschetto dove davanti a me c'è un fioraio che alle 7 chiude, 6:30, 7 chiude, e la gente va al cimitero. C'era un signore di una certa età, avrà avuto una sessantina, 60 anni, che poi l'ho visto al volo, ma non potevo perché sennò perdo l'attenzione. Basta un battito di ciglio che le astronavi se ne vanno. Quindi non è che mi posso dedicare alle persone, ma c'era questo signore, io gli ho urlato, ho detto guardi là, che cosa fa lei? Cosa faccio qua? Che magari mi vedono con la telecamera, è molto imponente, il cavalletto, il treppiedi in mezzo agli alberi, e chissà cosa pensano questi, magari guardo in casa di qualcuno. In verità c'era l'oggetto, diciamo direzione nord, al di là del cimitero, poi non so se ho visto, perché guardava per aria, ho messo sugli occhi senza guardare la telecamera, ho visto che guardava in giro, non capiva, ho detto guardi là, e poi l'ho lasciato stare perché ovviamente non potevo perdere la manifestazione del genere, che è veramente allora, della questione.
Allora io approfitto di quello che stai dicendo tu per far capire a chi ci ascolta una cosa. E tu eri già giù nei giardini con telecamera, con videocamera e cavalletto. Come mai ti eri portato dietro l'attrezzatura? Perché io, essendo pienamente cosciente della realtà meravigliosa di questi esseri e della verità extraterrestre, sono pronto da tanto tempo a filmarli, quindi mi tengo pronto quotidianamente con la mia attrezzatura, e quando io sento questa chiamata o questa ispirazione vado sul posto dove mi sembra più opportuno e aspetto. A volte le trovo già sopra, come in molti casi accade nei pressi di casa mia, dove abito qua a Cinisello Balsamo. Io sono toscano ma abito a Milano da tanti anni, da più di 20 anni, e puntualmente questi oggetti, anche se pur alti a 2000 metri, ma si vedono, si notano, si stazionano per 20 minuti, 25 minuti sopra casa. Questo perché? Perché ho una relazione molto molto importante, ho una sorta di contatto che vivo da quando sono piccolo, sia io che mia moglie Simona. Poi per casi fortuiti della vita, o forse no, ci siamo incontrati e abbiamo condiviso questa esperienza meravigliosa che ci accompagna fin da piccoli. Oggi, essendo più maturi, essendo coscienti di tutto quello che c'è dietro il fenomeno, per noi è una cosa naturale, la viviamo bene insieme, c'è questa armonia con il cielo che ogni tanto si manifesta con questi spettacolari, con queste parate, ecco. Beh, ecco, possiamo dire che con Simona forse è valsa quella che viene detta in certi casi la legge dell'attrazione. Sì, perché da quello che so anche Simona ha un'esperienza come la tua. Simile. Infatti io sono, quando lei me lo raccontò nel giugno del 2000, io mi sono detto subito, perché vivendolo anch'io fin da piccolo mi sembrava strano che una persona del genere così mi mentisse, e difatti io sono testimone diretto dei suoi contatti e lei testimone dei miei, e viceversa siamo testimoni diretti di questa realtà. Che ci accomuna, comunque ci lega e comunque ci riunisce e ci indica un'unica direzione, che è quella della divulgazione della tematica extraterrestre e della verità spirituale che c'è alla base del fenomeno. E adesso approfondiamo un po' tutto. Senti, tu dici che io lo vivo da quando ero piccolo, cioè da che età praticamente tu hai i ricordi, e di che cosa hai e che cosa vedevi quella volta? Allora, io posso ricordare che avrò avuto 4-5 anni, addirittura mi ricordo ho qualche episodio di manifestazioni in camera mia, che avevo ancora il pannolino, quindi suppongo un 3 anni, avevo 2 anni e mezzo, 3 anni l'avevo già e vivevo, cioè l'avevo e vivevo queste esperienze. Tant'è vero che ancora oggi quando i miei genitori le sento, loro si ricordano benissimo. Hanno anche testimoniato davanti alle telecamere di Pier Giorgio Caria, il nostro grande amico e ricercatore, oramai siamo diventati amici, e Jaime Maussan, il giornalista messicano che ha fatto un'indagine sul mio caso, e anche lì ha avuto modo e opportunità di intervistare i miei genitori, dove hanno confermato che effettivamente in quel periodo là dell'infanzia io vivevo queste esperienze e le rendevo partecipi. Quindi non era un'esperienza legata nel mio intimo, sì, nell'intimo, ma esperienze fisiche, quindi anche gli altri potevano effettivamente vedere quello che c'era in cielo di giorno e qualcosa durante i periodi che ero in casa d'inverno, sono stati testimoni. Questo con i familiari o anche con gli amici? Con i familiari inizialmente, perché ero molto piccolo, io vi sto parlando di episodi che mi legavano a loro e non uscivo perché ero piccolo, mi ricordo al mare, avevo 6-7 anni, 7 anni al mare,
quindi accompagnato dai genitori, ma le astronavi in pieno giorno si manifestavano e loro con imbarazzo guardavano, perché poi il fenomeno del baraccone ero io che urlavo e guardavo, indicavo in aria e in cielo effettivamente c'era l'oggetto, e i miei genitori imbarazzati anche loro guardavano, ma si riunivano tante persone. Questo ancora oggi, grazie al cielo, poi nel tempo ho ritrovato degli amichetti del tempo, che avevo 7-8 anni, che ci vedevamo l'estate al mare, e anche loro si ricordano, loro mi ricordano per quello. Quindi per me è una grande soddisfazione, una testimonianza continua e costante che io, quello che io vedo è vero, è reale, anche perché vado a filmare, nel caso mio di oggi, io filmo, al tempo vedevo e raccontavo, molti credevano, molti no, nel caso mio di oggi io filmo, grazie a questi esseri meravigliosi che visitano il pianeta, io ho questa grazia, questo dono di filmarli. Senti, ma che cosa vi spingeva a dire, perché sai che ci sono veramente tante osservazioni che vengono fatte, per esempio dal CICAP, ma tante persone possono dire, ma vi confondavate, poteva essere un aereo, poteva essere una sonda, poteva essere eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa vi faceva supporre, dire, ma quello lì non può essere questo, non può essere quello, è certamente qualcos'altro che è poco umano? Lo faceva supporre perché io la notte vivevo determinate esperienze e il giorno vedevo il loro apparato. Quindi io lo legavo comunque a qualcosa di extra, che poi vengano da Marte o dalle Pleiadi o da chissà dove, è extra alla Terra. Si vedeva chiaramente, anche quando uno vede comunque un oggetto discoidale in silenzio, fermo, abituati noi esseri umani a vedere un elicottero che fa rumore, un aereo che viaggia e fa rumore, è normale che ti vedi comunque un oggetto che non è appartenente a questa realtà che viviamo. Anche un bambino di 3 anni, in quel caso io, riconoscevo, al di là della mia esperienza personale, che io non le chiamavo UFO, io le chiamavo astronavi, che è diverso. E quindi, bello. Perché poi vi spiegherò in seguito, ma quando si manifestano questi meravigliosi oggetti, tutti, anche il più scettico, può dedurre e determinare che si sta trattando davanti a sé qualcosa di spiegabile, che non è di questo mondo, che poi al di là, come vi ho detto prima, che provenga da Marte, da Venere, da Saturno, dal Sole o da chissà quale costellazione o dimensione, non è di questo mondo, quindi è extra alla Terra. Certo. Perché noi purtroppo abbiamo la concezione dell'extraterrestre, l'omino verde con le antennine, ma non è così, o può essere anche così, ma siamo molto limitati nella comprensione del fenomeno. Allora, anche un fantasma è un extraterrestre, perché non appartiene a questa dimensione, ma non lo è. Quindi, poi noi, se dico, siamo limitati un poco dalle nozioni scientifiche, in questo caso di due tipi. Uno, secondo noi, gli altri pianeti del Sistema Solare non possono avere la vita così come è evoluta, come la concepiamo noi, o due, se esistesse una vita così evoluta come la concepiamo noi, non potrebbero arrivare fin qui, perché la velocità della luce, i pianeti sarebbero talmente distanti che non consentirebbe a quegli equipaggi di arrivare. Noi abbiamo queste due grosse difficoltà che bloccano la nostra mente ad accettare una cosa del genere. Sì, perché abbiamo dei limiti di comprensione, dei parametri assurdi che fanno un po' acqua da tutte le parti. Ora mi sembra che comunque oggi la scienza stia dimostrando di fatto che ne abbiamo scoperto niente ancora in confronto a tutto quello che esiste. Quindi sappiamo per certo che questi esseri non è che varcano spazi siderali, loro fanno un cambio di frequenza e si spostano con una coordinata da una all'altra. Abbiamo avanti degli esseri che sono nati prima di noi di migliaia e migliaia e miliardi di anni. Quindi non sono esseri che si sono evoluti nel giro di 1000 anni più di noi, sono esseri che popolano il cosmo da sempre, ovviamente quelli più evoluti, perché ci sono altri al nostro stadio che non riescono a viaggiare ancora nel cosmo, ma questo è normale, fa parte un po' anche dell'evoluzione della stessa società.
È una cosa naturale viaggiare sul cosmo, perché è come dire un albero che tecnologia usa per trasformarsi da un seme e diventare un albero con le foglie. E loro viaggiano nel cosmo perché sfruttano queste energie che vengono concesse secondo l'evoluzione spirituale della società in questione. Quindi l'uomo oggi, noi disponiamo di tanta tecnologia, ma purtroppo a causa della nostra legame solamente al valore materiale, il buon Dio non ci concede gli strumenti per evolversi anche in questo senso, quindi viaggiare nel cosmo, di cambiare frequenza e dimensione e tante altre belle cose. Sono ancora un po' scosso perché quando io filmo sono sempre un po' agitato e mi sento un po' destabilizzato, quindi se parlo un po' strano è perché sono ancora un po' in frequenza, diciamo. No, beh, ma intanto noi siamo contenti della tua emozione, perché penso poi che questo filmato andrà in rete, tu sicuramente lo farai analizzare, verrà analizzato, andrà in rete e quindi anche avremo la possibilità di vederlo sicuramente. Anzi, approfitterei proprio di questo. Per chiederti, le cose che tu mostri, le cose che le persone possono vedere, che tu fai, che tu metti in mostra nel tuo sito, eccetera, eccetera, sono immagini che vengono anche studiate, analizzate, no? Assolutamente sì. Io vi posso dire che una cosa a cui ci tengo molto e che molto spesso quando faccio interviste sottolineo, sono legato in particolar modo all'esperienza spirituale di Giorgio Bongiovanni, che è un vostro caro conoscente, l'ho stigmatizzato Giorgio Bongiovanni, che per me è un maestro spirituale, il mio padre spirituale. Difatti, ritornando alla manifestazione di oggi, lui me l'aveva già detto una settimana fa. E nel dettaglio mi aveva detto alcune cose e effettivamente si sono manifestate. Io stasera ho filmato un'astronave oro che non l'ho mai filmata e lui me l'aveva detto: devi filmare un'astronave oro, con ironia, un po' con temperamento, ma questa è arrivata. E quindi io ancora di più sono legato a lui, perché ogni volta non si smentisce. E tutto quello che è la mia maturazione oggi è grazie al mio, diciamo, affiancamento, perché ho sposato la sua causa, perché la filosofia di Giorgio Bongiovanni è meravigliosa, la filosofia cosmica dove ha tutte, diciamo, le basi che possiamo ritrovare anche nella storia dell'umanità, in particolare in quella cristiana, perché noi siamo cristiani, crediamo in Cristo. E quindi io sono legato perché da piccolo, legato a lui perché da piccolo io vivevo queste esperienze, io vivevo anche esperienze, penso, di carattere, diciamo, chiamiamolo mistico, anche se non è così, io non andavo in estasi. Io i segni le vedevo queste, non trovavo, ecco, il legame da piccolo di certe esperienze con altre, ovvero vedere essere di luci o croci di luce durante la notte, quindi nel mio pensiero si legava l'aspetto cristiano, e poi l'astronave di giorno, non trovavo un senso dentro di me, c'era il senso ma mi mancava, diciamo, l'anello mancante che questi segni, diciamo, di carattere mistico e spirituale si legassero a quelle dell'ufologia per come la conosciamo. Giorgio Bongiovanni Antonio, ecco, questo ti volevo chiedere proprio. Ho letto una tua intervista nel quale tu dici specificatamente che l'incontro con Giorgio Bongiovanni ti ha portato una comprensione che prima non avevi e che per te è stata molto importante. L'incontro con Giorgio Bongiovanni non solo mi ha dato elementi in più e anche oggettivi da valutare, da studiare e da far capire effettivamente con che realtà devo accettare. Ma da quando incontro Giorgio Bongiovanni, io faccio un balzo in avanti di 100 passi, perché oltre ad avere la comprensione ho la coscienza e questo mi ha avvicinato ancora più al cielo.
perché essendo coscienti il cielo si rende più disponibile, nonostante tutto il lavoro che hanno fatto per anni. Io dovevo arrivare al 2005, incontrare Giorgio, perché era comunque scritto, per altre cose che io personalmente so, ho conferme personali, quindi con questo posso dire che dal 2005 in poi la mia vita è cambiata, perché si è aggiunto il valore spirituale che prima non avevo. Comprendevo, ma non lo vivevo. Ecco, diverso. Quindi la presenza di questi esseri nella tua vita e dopo appunto l'incontro con Giorgio, con questa valenza che tu dai. Allora, se tu dovessi cercare di spiegare a chi ci ascolta, che tipo si fanno vedere da te? Ritieni di... senz'altro hai uno scopo, hai una sorta di missione. Cos'è che loro ti chiedono di fare, secondo te? Beh, io ho avuto più volte riscontri diretti con questi esseri, dove mi hanno detto che comunque io ho un legame forte con Giorgio e che ho una missione. Lo stesso Giorgio gli hanno parlato di esseri, gli hanno detto che io ho una missione di affiancarlo, ma ho avuto anche mie conferme dirette. Quindi non è solo Giorgio stigmatizzato che mi può influire dicendomi: Antonio, tu mi devi seguire. No, io ho anche il cielo che mi parla. Quindi io, quando ho delle prove, prove per me certe, inequivocabili, posso solo che credere. E la missione in cosa consiste? Come? E la missione in che cosa consiste, secondo te? La missione attualmente è quella di assistere e supportarlo con i documenti video legati al suo messaggio extraterrestre, che gli esseri gli concedono e gli danno. Quindi il messaggio, molto spesso, io e Giorgio, inconsapevoli dell'uno e dell'altro di vivere esperienze, in quel momento ci siamo chiamati, lui mentre riceveva il messaggio io stavo filmando un'astronave. Più volte è successo questo, e Pier Giorgio Caria, il nostro ricercatore italiano, tutto italiano per fortuna, perché a mio avviso è uno dei più importanti al mondo, perché oltre a parlare Pier dell'aspetto tecnico, diciamo, di questo fenomeno, parla anche della verità spirituale. Quindi trovare un ricercatore a quei livelli è molto molto difficile, meno male che italiano, perché siamo diventati amici e lui ha avuto modo di studiare approfonditamente il mio caso e ha riscontrato che effettivamente entrambi, sia io che Giorgio, abbiamo un legame. Io lo sento, anche Giorgio lo sente, gli esseri ci danno i segni da entrambi i lati, e quindi possiamo solo che avvallare questa teoria, che poi non è una teoria, di fatto. Molte volte è successo che lui, mentre sanguinava, gli esseri gli parlavano e l'astronave si manifestava sopra la mia testa. Io vado a chiamare Giorgio e Giorgio era lì che stava ricevendo il messaggio. È incredibile, è fantastico. Quindi c'è un legame. E questo poi, al di là del legame che uno può ipotizzare, la missione diciamo è venuta fuori quando, dopo l'incontro, io ho iniziato a girare il mondo intero con Simona e Pierre. Perché sì, sei stato anche in America, hai vinto anche un primo premio con la storia della tua esperienza eccezionale, più un altro primo premio con i filmati straordinari, che questo lo dico perché gli ascoltatori devono sapere che c'è una cosa molto seria dietro la tua esperienza, ecco. Quindi tu hai girato il mondo, hai anche conosciuto altri contattisti, immagino. Sì, ho conosciuto più che contattisti, persone che hanno esperienze, dove ho anche avuto il piacere di filmare insieme. Contattisti, anch'io non mi reputo un contattista, ma un testimone diretto di questa verità. Ora, non so se sono contattato o contattista, non sta a me dirlo, però sì, l'esperienza la vivo, periodicamente gli esseri mi visitano. Ho anche l'esperienza dell'astrale in astronave, perché riesco ad andare anche in astronave,
fisicamente ancora purtroppo no, anche stasera pensavo mentre la filmavo che magari atterrasse, vado lì e mi vado a fare un giro, invece purtroppo questo ancora non accade. Vabbè. Guarda, ho ancora un paio di domande, abbiamo ancora un attimo di tempo per chiarire dei punti. Intanto, tu, questi esseri sono di razze diverse, un'unica razza, che cosa puoi dire a chi non conosce bene l'argomento su questo piano? Ma attualmente sulla Terra siamo visitati da decine e decine di razze, però quello deve interessare meno, nel senso che sì, è curioso capire da dove vengono, cosa fanno, come vivono, chi sono, quanti sono, le loro astronavi, i loro usi e costumi, ma a me interessa il perché sono qua, sì. Perché infatti noi stiamo passando un periodo tremendo della storia dell'umanità e è proprio questo che ha attirato l'attenzione di questi esseri. Perché stiamo entrando in una fase tremenda dove, secondo tutto quello che sta palesandosi agli occhi del mondo, le profezie si stanno compiendo. Quindi il fulcro centrale di tutto ciò è quello del ritorno di Cristo. Il ritorno di Cristo accompagnato da questi esseri meravigliosi. Ecco, e allora quindi... questo deve fare un po' preoccupare le persone e far riflettere. Perché se è vero tutto quello che è scritto nelle profezie, nelle scritture, nei messaggi della Madonna, e ne abbiamo a decine, abbiamo prove tangibili in tutta la storia antica, se facciamo una panoramica dell'archeologia, vediamo che questi esseri hanno sempre visitato l'uomo. Purtroppo poi è stata sempre manipolata l'informazione, e gente, le persone normali, comuni, durano fatica a mettere i tasselli tutti insieme. Però se la persona con un po' di sale in zucca, con piedi per terra, inizia a studiare seriamente, ma non tanto, approfondire. Che approfondire aiuta tanto, aiuta molto, e con tutto quello che abbiamo fra le mani possiamo capire cosa sta accadendo oggi. E questo deve interessare le persone. Sì, poi è interessante, io sono visitato da gente meravigliosa, la chiamo gente perché per me sono persone fisiche come noi, anche, non solo, perché ci sono diverse è brutto dire tipologie, ci sono diverse entità, chiamiamole così, diversi esseri che appartengono alle diverse dimensioni, quindi anche la consistenza fisica a volte cambia, a seconda del grado dell'evoluzione dell'essere, tralascia la materia e si successiva si trasformano in essere di luce perché non hanno più bisogno del corpo fisico. Ci sono esseri che sono fatti appositamente per studiare l'uomo e sono dei robot biologici, ma sono scienziati a tutti gli effetti. Ci sono tantissimi tipi di esseri che attualmente stanno collaborando verso questa missione interplanetaria fantastica. È appunto quella del ritorno di Cristo in forma fisica. Ecco, almeno è stato confermato. Sì. Sì, allora prima di andare, di ritornare sul cuore della cosa che tu giustamente stai dicendo in questo momento, io anticipo una domanda che spesso le persone si fanno, ma intanto io ho avuto la fortuna, conoscendo te, conoscendo Pier Giorgio Caria e soprattutto Giorgio Bongiovanni, eccetera, e anche l'opera di divulgazione di Jaime Maussan, io posso dire, anche sentendo te, anche sentendo semplicemente, percependo te, eccetera, che traspare da questo contatto sempre intanto un desiderio di collegamento, che poi questi esseri, quando si manifestano con, come percepisco io, una sorta di discrezione, di eleganza. E se poi si esprimono come si esprimono nei cerchi nel grano, con grande bellezza, però, certo. Però nella fantasia degli esseri umani, i film che facciamo, eccetera, eccetera, c'è questa storia dell'abduction, questa storia dei rapimenti che sempre turba l'animo di molte persone. Se puoi dire due cose in questa cosa, poi torniamo al cuore della missione.
Sì, nel caso dell'abduction, allora ci sono due verità. Nel senso, la prima, bisogna capire con che entità abbiamo a che fare. Perché, come ripeto prima, come ho detto prima, non tutto quello che viene da fuori è di natura extraterrestre, ovvero inteso l'essere intelligente che visita, viene qua sulla Terra con la loro astronave, con la nostra astronave. Perché quando si parla di extraterrestre viene sempre in mente, nell'opinione collettiva, l'astronave, no? Sì. Però l'essere extraterrestre si può manifestare, secondo il grado di evoluzione, anche con un click, un cambio di frequenza, si manifesta un essere in carne ed ossa davanti a te, o di luce, quindi è venuto senza astronave. Quando si parla poi di abduction, bisogna vedere con chi la persona ha avuto a che fare, perché non tutto quello che viene da fuori è buono, ovvero chi ha tecnologia del genere, si parla di astronavi, chi viaggia nel cosmo e chi porta questi messaggi e valori spirituali di altissimo livello non fa rapimenti. Quindi noi abbiamo a che fare anche qua sulla Terra con entità demoniache che sfruttano, dotate anche loro in parte di tecnologia, simulano situazioni, dipende anche dal delirio della persona, che poi ci sono anche casi e casi, bisogna capire con che hanno a che fare. Ma effettivamente ci sono anche altre entità negative, ma non hanno niente a che fare con la visita extraterrestre di oggi. Perché, guardate bene, quando una persona ti dice che è in contatto e parla di rapimenti, ma non ha uno stralcio di prova di ciò che afferisce, bisogna prenderlo molto con le pinze questa persona, perché a differenza di coloro come me che parlano di abitare di Cristo, che dicono che questi esseri sono pacifici, che ci stanno aiutando, noi portiamo i segni. Quindi com'è che queste persone che parlano di rapimenti e abduction non portano un segno che vengono con le astronavi questi esseri, e noi che parliamo di Cristo e nel senso positivo diamo sempre segni continui e costanti? Bravissimo. C'è qualcosa che non... Bravissimo. Questo è un dettaglio molto molto importante che le persone devono tenere di conto. Non perché una persona dice, mi hanno rapito, hanno violato la mia privacy. Al di là che la privacy sul pianeta Terra è solo una cosa prettamente umana, perché nemmeno il corpo nostro, noi abbiamo il corpo, non è nostro, è di Dio. Quindi che privacy si sta parlando? Hanno violato la mia privacy. Noi siamo un enzima creato appositamente per vivere in armonia con questa macrocellula, e ci sono altri esseri, invece, da parte della Confederazione, che prendono, secondo delle loro logiche e metriche, alcune persone prelevandole e non rapendole, prelevandole per misurare il tasso di inquinamento, per vedere lo stato attuale magari di determinate malattie che possono risolvere nel futuro, essendo noi computer biologici. Questo perché? Non a tutti, ma a alcuni, perché sono quella qualità di persone che possono essere funzionali a preservare la razza umana. E questi, diciamo, manovali del cielo, perché c'è anche la parte esecutiva guidata appunto dal direttivo, che sono esseri più evoluti, dove hanno la mansione di monitorizzare tutte le attività umane, misurare i tassi di inquinamento dell'aria, dell'acqua, degli animali e anche dell'essere umano. E questo è diverso. E difatti le persone che vengono abdotte, tra virgolette, che poi non è un rapimento ma un prelievo, dopo alcuni anni non si ammalano più, parlano solo bene di questi esseri, si dedicano a attività spirituali, e nella vita sono comunque persone vincenti e lavorano tutto in armonia, con un certo tipo di coscienza, prendono una coscienza a livello spirituale molto alta, queste qua, queste ultime. Le prime, a differenza delle ultime, sono delle serie, perché vivono una vita pessima, maggior parte si parla di gente che fa uso di droghe, che ha problemi psicologici e vedono questi rapimenti, sono rapito dall'alieno, bisogna vedere cosa si è mangiato la sera prima. Sì. Bisogna stare molto attenti alle persone e anche, attenzione, ai ricercatori improvvisati che mettono tutto dentro il calderone, perché come ben sapete oggi con l'ausilio del web, con c'è di tutto, è veramente molto pericoloso il web, perché è vero sì che si trovano tante informazioni, ma c'è anche tanta spazzatura. Purtroppo viene il ragazzetto appassionato a 14 anni, che ne sa? Entra magari poi nel sito di Malanga, di Corrado Malanga,
il chimico che si diverte a fare l'ipnosi regressiva e scopre che ci sono questi esseri negativi che ci succhiano l'anima. È normale che il ragazzetto rimane confuso, si spaventa e entra in un vortice che non ne esce più. E invece noi abbiamo 2 minuti per riprendere in mano questo concetto. Pensiamo che questa presenza sia in realtà una presenza mossa dall'amore. E quindi ti lascerei proprio 2 minuti per ritornare su questo concetto del ritorno del Cristo, che è il maestro per eccellenza dell'amore, che ha dato la sua vita e che questi esseri in qualche modo sono collegati. Assolutamente sì, perché tanti sono stati visitati prima di noi e l'hanno accettato, a differenza di noi che l'abbiamo crocifisso. Però ci sono altri che sono la sua milizia, sono quegli esseri evolutissimi che lo accompagnano dappertutto, essendo il re dell'universo. Quindi noi siamo in fermentazione, perché sono in fermento, perché consapevoli del fatto che questi esseri sono della milizia celeste di Cristo, pacifica, siamo felici, contenti. E abbiamo anche in qualche modo una speranza, perché non siamo soli a dire in che mondo viviamo, cosa facciamo, sta per scoppiare una guerra, i nostri bambini. Io vivo questa esperienza con Pio nel cielo e sono fiducioso che non accadrà niente a coloro, specialmente ai bambini e alle persone più deboli. Ci sarà un prelievo di massa qualora accadesse una guerra nucleare, questo lo sappiamo per certo. E quindi a me mi dà molta forza e speranza di andare avanti, non per niente combatto a spada tratta difendo la causa, perché so con cosa che fare, conosco l'opera di Giorgio Bongiovanni, so chi è, quindi io sono appagato a livello spirituale, non mi ferma nessuno, tant'è vero che nel 2012 io per 3 volte ho incontrato degli esseri di luce che si sono manifestati di casa e mi hanno detto dell'importanza di Giorgio Bongiovanni, di affiancarlo, di seguirlo, e che loro sono l'anticipazione della manifestazione di Gesù Cristo al mondo. Quindi loro, gli esseri di luce, che io non solo firmo astronali metalliche di esseri carne e ossa come noi, anche se appartengono alla quarta dimensione, io ho filmato anche astronavi di quinta dimensione di luce. Gli esseri che non hanno più bisogno del corpo fisico, ma che vivono nella pura luce. E questo io l'ho incontrato in astrale, ma per me è uguale, e mi hanno sottolineato l'importanza di Giorgio Bongiovanni. Me l'hanno detto loro, non il vicino certo, di casa certo. O il fanatico. Quindi io mi devo fidare di loro, perché io sono nato con loro. Nessuno mi può dire no. Se poi mi prendono in giro è tutto un altro pallino anche, se mi prendono in giro non lo so, ma io ci credo, perché mi fa star bene questa cosa. E vi dico anche una cosa, ho la riprova che sono reali, sono onesti e dicono la verità, perché quando io commetto errori io non filmo. Guarda, ecco, siamo adesso in scadenza, anzi ringrazio Radio Saius per il tempo che ci ha concesso in più. Ringrazio tantissimo te, Antonio, per la condivisione dei concetti e delle esperienze che vivi. Rimando i nostri ascoltatori ad approfondire la tua vicenda e anche indirettamente quella di Giorgio Bongiovanni e di Pier Giorgio Caria, per approfondire meglio i concetti che tu molto bene hai esposto, e quindi insieme a te salutiamo tutti gli ascoltatori e ringraziamo. Buonasera a tutti. Sì, una cosa sola, volevo ricordare che chi vuol trovare il mio materiale può andare sul sito di Giorgio Bongiovanni, dove troverà anche messaggi spirituali di questi esseri, e poi l'altro canale ufficiale nostro, Contatto Massivo TV su YouTube. E per ora, perché poi verrà presto anche la televisione web, stiamo lavorando su una piattaforma di informazione dedicata, e anche su Facebook, Contatto Massivo, dove potete trovare messaggi di Giorgio Bongiovanni e filmati nostri. Un abbraccio a tutti e grazie.
Grazie Antonio, e passiamo la linea a Radio Science, Ugo Moreno. Buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.